Ben ritrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme oltre 2000. Quest'oggi il mondo del volontariato bellunese ci porta a fare un tuffo all'interno della cultura, in particolar modo dell'archeologia, perché abbiamo il piacere di ospitare in studio due rappresentanti del gruppo archeologico Cadorino. Io saluto subito la presidente Giovanna Daddeppi, ben trovata presidente. Grazie e grazie di questo invito. Accompagnata dalla segretaria Tiziana De Bonna. Ben trovata Tiziana. Bene. Signora Deppi, cominciamo con lei, con raccontare quindi questo gruppo, come nasce il gruppo archeologico Cadorino, ci fa fin da subito capire qual è il vostro focus, il vostro interesse, quindi questo meraviglioso mondo dell'archeologia, ma diciamo di più un po' il nostro territorio, giusto? Sì, in effetti è un gruppo che è molto radicato sul territorio, anche se una parte dei nostri soci in questo momento è anche al di fuori del territorio. È nato nel 96, quindi abbiamo già festeggiato i 25 anni, siamo al 27esimo anno. E siamo ancora in crescita, direi, quindi è un gruppo che sta funzionando. Abbiamo un buon numero di soci, siamo arrivati quasi a sfiorare i 200 soci, che è un numero importante per il Cadore. E questa è una bella soddisfazione. Allora, qual è il vostro obiettivo? Perché siete nati? Ecco, cominciamo da qua. Noi siamo nati perché dalla passione di chi l'ha fondato, che era Giancarlo Arnoldo, il primo presidente, che era affiancato da Eugenio Padovan, ecco, la persona che è morta nel novembre scorso, che abbiamo festeggiato a Pieve non più tardi di 10 giorni fa. Ecco, dai loro discorsi, dai loro progetti è nato questo gruppo, che subito si è allargato una certa cerchia di persone, molte delle quali fanno ancora parte del gruppo ad oggi, e poi attorno a questi si sono aggiunti altri. Siamo passati dai 40 ai 50 ai 100 e adesso con i mezzi di comunicazione che rendono più facile tenere anche i rapporti siamo arrivati a un numero importante di soci. Comunque le nostre quote di iscrizione sono sempre molto basse perché vuole essere un'associazione che fa divulgazione, che fa informazione un po' a tutti i livelli. Certo, aperta alla collettività, aperta, esatto. Quindi il focus comunque è quello della divulgazione, dell'informazione inerente alle tematiche del mondo dell'archeologia dunque. Ma inizialmente era molto rivolta proprio alla ricerca e anche agli scavi, perché i gruppi potevano farlo. Il nostro gruppo ha fatto degli scavi in proprio, è stato anche sovvenzionato dalla regione, credo sia stato il primo gruppo che ha avuto dei fondi della regione sul Calvario. E questo l'ha fatto per parecchi anni, su forse una decina di scavi o anche di più, forse una quindicina di scavi in Cadore. Poi recentemente i volontari non hanno più la possibilità di partecipare agli scavi, grazie a Franceschini e un suo provvedimento. E quindi non è che i volontari siano molto amati in realtà in questo mondo, no. E diventa difficile, vero? Perché forse ci sono le professionalità comunque impegnate e il mondo del volontariato forse viene così considerato per altre iniziative. Sì, anche se poi se andiamo a vedere la gran parte delle scoperte anche importanti sotto l'aspetto archeologico, parlo del Cadore, del Bellunese, sono state fatte proprio dai volontari. Anche Frescura, a cui si deve la scoperta del sito di Lagole, è partito come volontario, poi è entrato in soprintendenza, però poi è diventato archeologo. D'origine è come volontario. E quindi noi eravamo davanti un po' a un bivio. Cosa facciamo? Andiamo avanti, chiudiamo, visto che non possiamo più occuparci di scavi, oppure ci adattiamo? E ci siamo adattati, nel senso che noi facciamo informazione, divulgazione, sensibilizzazione alla storia antica, all'archeologia, ma anche al territorio, con un occhio particolare proprio anche alla comunità. Quindi il nostro obiettivo è quello di creare intorno a noi comunità,
nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. Questa è una cosa bellissima, anche perché tenendo conto comunque la frenesia del giorno d'oggi, i mille impegni che ognuno di noi può avere, ritrovarsi assieme per dialogare, per approfondire tematiche, come diceva, legate al territorio, sicuramente è un'occasione di crescita e di arricchimento personale. Abbiamo delle fotografie, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia, dei PDF, ecco, così, che abbiamo trasformato in foto, che rendono bene l'idea delle iniziative, di alcune delle tante iniziative che sono state messe a punto in questo tempo. Coinvolgiamo quindi la segretaria Tiziana De Bon per raccontarci, per esempio, Tiziana, l'immagine che stiamo vedendo in questo momento, a che cosa si riferisce? Sì, la prima foto riguarda delle passeggiate che abbiamo fatto con l'asino, il cui conduttore fa parte del nostro gruppo ed è, noi lo chiamiamo legionario romano, Fabrizio, ed è un appartenente alla Legge Legio Sesta Sesta Ferrata. Ferrata. E Quindi delle quindi visite alla scoperta della natura, alla del paesaggio scoperta dolomitico. della natura e delle antiche strade, dell'antica viabilità, perché per esempio l'estate scorsa, sì, l'anno scorso, 2022, abbiamo fatto due uscite, la prima da Ospitale a Rivalgo, lungo la vecchia strada, dove ci sono dei bei tratti di strada romana, visibilissima, e alcuni tratti meno visibili dove ci hanno condotto apposta. E la seconda passeggiata è stata da Caralte ad Amos attraverso Sacco, quindi Cidolo, il vecchio Cidolo, per arrivare all'abitato di Amos, sempre in compagnia dell'asino. Queste iniziative comunque sono aperte a tutta la cittadinanza o sono riservate comunque ai vostri soci? Cioè si può partecipare? Allora, per partecipare alle nostre iniziative bisogna essere soci, quindi Quindi è un modo è comunque per un fare modo aggregazione, comunque se per fare vogliamo. aggregazione, e però a ogni iniziativa c'è sempre qualcuno che si aggiunge, magari l'amico E dell'amico questo è che molto bello, approfitta e certo. allora si fanno la tessera, visto che abbiamo delle tariffe sì, molto Infatti in questa basse. foto vediamo Tiziana, molte persone, no? Qui per esempio che Sì? cosa ci raccontano queste immagini? Queste immagini, sempre la prima immagine, eravamo durante il percorso da Ospitale a Rivalgo, abbiamo trovato anche delle cappellette, questa era una chiesetta, e lì ci eravamo fermati per una pausa tecnica veramente per l'asino, perché aveva bisogno di mangiare, di brucare un po' di erba Certo, e di bere un po' d'acqua. giustamente. Mentre quella E lì, in basso quella in basso Stefano invece Buson. È un'altra, un altro sì, momento, è vero? un Un altro altro. momento, è una conferenza di Stefano Buson, che ci ha già fatto conferenze in passato. Lui adesso è andato in pensione, era un restauratore della soprintendenza, un amico anche del gruppo, ed è venuto a farci una conferenza. Sempre sul suo argomento preferito, che sono le situle istoriate e il lavoro su rame e sui restauri che lui opera Ecco, in quindi questo cose anche molto senso. esclusive, se Se vogliamo, particolari. posso Sì, aggiungere, Giovanna. quindi la sua conferenza è stata una conferenza laboratorio dove ha fatto vedere come ricostruisce in modo perfetto queste situle istoriate, e dove i presenti avevano anche la possibilità di provare un po' questo rame a sbalzarlo, e quindi è stato molto Quindi bello. un'esperienza anche immersiva, ecco. Esatto. Fondamentale, signora Deppi, è il coinvolgimento, comunque penso alle giovani generazioni. Voi fate attività con le scuole. Sì, allora io accenno, poi passo a lei perché è lei che si sta occupando proprio del progetto scuola. Sono 10 anni che abbiamo cominciato a fare dei laboratori con le scuole, li facevamo più che altro con le medie, quelle che si chiamavano le medie, adesso elementari e media a seconda del programma di studio, e riguardano archeologia e storia antica, specialmente archeologia, e riguarda in parte una formazione teorica, in parte pratica.
ci supportano, noi ci appoggiamo a Trame di Storia, che è un gruppo di giovani archeologi e esperti che va nelle scuole e sulla base di c'è un programma abbastanza vasto dal quale le insegnanti scelgono il tipo di laboratorio e viene fatto proprio in classe. La soddisfazione di avere a che fare appunto con questi ragazzi, questi giovani. Abbiamo forse anche un'altra fotografia bella che Sì, rappresenta gli studenti con certo. i loro banchi di classe, vero? Che assistono alla lezione. Sì, gli studenti sono sempre, sia che siano piccoli che grandi, sono sempre interessati, anche perché quello che gli viene raccontato è qualcosa che li prende, è qualcosa che li prende anche perché a seguire c'è la parte pratica, la parte operativa, quindi possono effettivamente fare loro con mano e il risultato è immediato e quindi per loro vedere immediatamente il risultato di quello che fanno, che producono, poi noi non manchiamo chiaramente di dare soddisfazione, È un bel è un bel riconoscimento per i nostri giovani. riconoscimento, sì. Diceva Giovanna. Quest'anno sono 25 i laboratori che facciamo in classe, quindi è un bel impegno e abbiamo fatto il calcolo che forse abbiamo avuto in questi laboratori, credo con quest'anno, sui 1800 bambini in Questo con le questi classi anni. del Cadore, naturalmente. Voi operate principalmente Sì. nel territorio cadorino. Noi proponiamo a tutte le scuole del Cadore e poi sono i dirigenti scolastici e gli insegnanti che accettano, che vengono coinvolti e scelgono dal programma che sottoponiamo i vari laboratori, se vuoi menzionarne qualcuno perché sono proprio interessanti. Sì, i laboratori che noi facciamo sono collegati al programma della terza, quarta e quinta primaria, praticamente. Quindi parlano della preistoria in terza, dove abbiamo fatto dei laboratori sui paleoveneti, sul graffito. E su dei lavori che adesso a breve poi andremo anche a esporre nelle scuole e poi anche nell'ambito comunale. E in quarta si parla delle civiltà, delle grandi civiltà, e in quinta è il periodo romano, quindi i laboratori si susseguono con queste modalità. Abbiamo allargato anche alla primaria, secondaria di primo grado, perché molto spesso degli argomenti che non sono stati trattati nella quinta primaria magari vengono svolti nella classe successiva per poi partire con il programma Certo, e regolare. quindi insomma è anche un'occasione per questi ragazzi di conoscere da vicino quello che è il loro contesto e quindi anche un gruppo, magari Sì. un domani entreranno a far parte della vostra Ma associazione. Ecco magari. Tiziana, infatti ero proprio curiosa di chiederle questo, lei ha tanti anni che fa parte del gruppo, personalmente che cosa rappresenta per lei appartenervi? Allora, io sì, ci sono dalla prima volta, dalla prima riunione che è stata fatta, quindi dal 96, da questo gruppo di persone che si è riunito nella biblioteca di Calalzo per vedere se era il caso di formare un gruppo di persone interessate all'archeologia, alla storia del proprio territorio, e per me è sempre stato molto importante perché sento molto questo contatto, praticamente questa importanza che il territorio ha per tutti noi, ed è quello che ho cercato anche di tramandare ai miei allievi, anche se insegnavo tutt'altra disciplina, Ecco, quindi abbiamo scoperto una cosa in più anche del suo però ho ruolo di insegnante, sempre, cioè, certo. il territorio, l'ambiente, le montagne che ci circondano e tutte le peculiarità del nostro territorio, insomma, ho sempre cercato di Di farle fare. vedere e di Ecco Giovanna, noi ci stiamo trasmetterle. avvicinando alla chiusura di questa nostra piacevole conversazione. Magari possiamo fare un accenno alle prossime iniziative che sono imminenti, giusto? Sì, io vorrei aggiungere che noi, a parte il progetto scuola, quello che facciamo in anno sono forse tre gite,
per vedere delle mostre di archeologia, a quale partecipano anche, non so, anche casalinghe, un po' tutti, molte persone, di solito adulte, e di solito ci andiamo in autobus e ultimamente siamo andate 4 volte a vedere Tutankhamen a Venezia e ci siamo andate in treno, è stato bellissimo. Quindi È stato bellissimo. all'insegna della sostenibilità anche, ecco, Quando si può, utilizzando quando si può. Poi esatto, il facciamo treno. delle uscite appunto sul territorio per conoscere le particolarità della nostra zona e poi facciamo delle conferenze. Abbiamo molte relazioni costruite in questi anni, quindi i relatori vengono volentieri e le facciamo a Calalzo, piuttosto che a Pieve, piuttosto che a Lozzo in altri posti. E anche quelle sono molto seguite. Di solito andiamo dai 30 ai 40, 50 persone per le nostre conferenze, quindi non è più un hobby, è diventato un lavoro, ma Un bel un lavoro impegno. che ci dà Sì. anche Ci soddisfazione. dice qualcosa delle prossime attività? Abbiamo anche un'immagine che ci raffigura i prossimi appuntamenti che avrete adesso a breve, Tiziana. Sì, adesso proprio al 17 di aprile, per ricollegarci con le scuole, ci sarà l'esposizione nella scuola di Domegge, nella scuola primaria di Domegge di Cadore, dei lavori che hanno fatto i bambini a tema paleoveneti. Difatti la mostra si intitolerà La scuola di Domegge incontra i paleoveneti, e così i bambini avranno modo di esporre i loro lavori. E lì, in questo primo step, interverranno le maestre, i genitori, i bambini delle altre classi, e poi sposteremo questi lavori in una cappelletta lì vicino, in piazza sconsacrata, adibita adesso a luogo esposizioni, e così il 29 faremo l'inaugurazione di questa seconda esposizione per la cittadinanza, Ecco, quindi diciamo. abbiamo capito altri due appuntamenti naturalmente aperti al pubblico, tutti possono parteciparvi. Ricordiamo che il gruppo ha il sito internet dove si possono avere naturalmente tutte le informazioni sulle varie attività che vengono proposte. Noi quest'oggi ci siamo limitati a fare così una carrellata veloce con le nostre ospiti Giovanna e Tiziana su questa associazione, sulle sue attività, un'associazione che abbiamo detto ha tanti anni ormai di esperienza alle spalle. Ricordo anche la pagina Facebook, insomma, le modalità per mettersi in contatto sono tante. Grazie ancora a Giovanna e a Tiziana per essere state con noi e buon lavoro. E grazie a te, Lebelluno. E grazie a Telebellino per l'invito. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.